In un momento storico in cui bisogna porre molta attenzione a tutte quelle che sono le proposte e le richieste, bisogna dare una giusta valutazione e valore a quelli che sono gli ordini professionali. Oggi parliamo con il dottor Montanari di un ordine che sicuramente dà margine di garanzia e di sicurezza per alcune che sono le professionalità che sono richieste, che devono essere attentamente valutate, però può creare anche disordine quando poi succede qualcosa. Intanto parliamo dell'ordine. Perché è importante che ci sia un ordine, questo insieme di professionisti che hanno la stessa attitudine, le stesse capacità? Ma gli ordini, come lei sa, vengono attaccati ormai da anni continuamente, se ne chiede la rimozione, se ne chiede la cancellazione. Da un punto di vista così teorico potrebbe essere un'idea cancellare gli ordini, però dobbiamo ricordarsi di una cosa fondamentale, che l'ordine è a tutela del cittadino. Cioè, perché esiste l'ordine dei dottori commercialisti, degli esperti contabili di Bologna? Poi dopo dirò perché non l'ho chiamato ordine dei commercialisti o l'ordine dei dottori commercialisti, ma anche degli esperti contabili, lo chiarirò dopo. L'ordine, per comodità chiamiamolo dei commercialisti, l'ordine dei commercialisti è importante, ripeto, per il grande pubblico, perché chi si avvicina a un professionista sa che il dottor Montanari, il dottor Rossi, il dottor Bianchi, iscritto all'ordine dei dottori commercialisti, degli esperti contabili di Bologna, hanno superato un esame di Stato e in teoria, e si spera sempre in pratica, hanno quelle caratteristiche, hanno quelle qualità per poter esercitare la loro professione nell'interesse del cliente che a lui si rivolge, insomma, che a loro si rivolgono. È una garanzia, è una tutela. In realtà il compito dell'ordine è abbastanza semplice: deve conservare l'albo, iscrivere, cancellare e basta. Il compito dell'ordine è principalmente questo, non ci sono altre cose che un ordine debba fare. Poi chiaramente fa della cultura, perché qualunque associazione fa cultura, per il sol fatto di essere un'associazione è cultura. Ecco, l'ordine in pratica è questo. Abolirlo mi sembrerebbe abbastanza riduttivo, non accetto il fatto che negli altri paesi, come qualcuno sostiene, non esistono gli ordini. In realtà non esistono gli ordini, ma esistono una forma delle associazioni. Io ho avuto esperienza con l'Inghilterra: se uno che non è iscritto nel registro, chiamiamoli in questo modo, degli accountants, prova a certificare un bilancio, commette un reato gravissimo, cosa che da noi invece questo non esiste. Si chiama ordine dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, perché nel 2012 c'è stata la fusione fra l'ordine dei dottori commercialisti e il collegio dei ragionieri. Adesso abbiamo un unico ordine, ecco il motivo per cui si chiama ordine dei dottori commercialisti, degli esperti contabili. Succede però anche che in questi vostri incontri si abbiano un po' uno spaccato di quello che poi la vita è normale, al di fuori dei vostri studi, le vostre esperienze. C'è stato qualcosa di discutibile, addirittura nell'ultima riunione si è vista la presenza di persone che in genere noi vediamo magari a fianco a divi, personaggi sportivi, personaggi famosi, cioè un po' quelli che vengono detti volgarmente gorilla, comunque bodyguard, possiamo chiamarli come vogliamo, comunque figure di energumeni che stavano lì. Perché? Non faccio la domanda di riserva. No, non mi faccio la domanda di riserva, mi fa sorridere. Io adesso mi faccio un po' di pubblicità. Io ho creato con l'ausilio di amici un blog che si chiama paroladordine.net per punzecchiare in senso buono questo ordine che, come in alcuni casi ho scritto, è un po' sregolato. Purtroppo abbiamo un consiglio formato da colleghi, bravissimi colleghi, che purtroppo concepiscono l'ordine in maniera diversa da quella che posso concepirlo io, la conduzione di un ordine in maniera diversa da quello che posso considerarla io o tanti altri. Che cosa è successo all'ultima assemblea? Ecco, negli ordini ci sono due momenti importanti, nel mese di aprile e nel mese di ottobre, dove bisogna presentare e approvare i bilanci consuntivi e i bilanci preventivi. Nel mese di aprile di ogni anno si convocano le assemblee per l'approvazione dei bilanci a consuntivo. Nell'ultima assemblea del 15 di aprile l'assemblea ha approvato il bilancio consuntivo del 2014. Che cosa è successo? Ma non è successo niente di strano, se non che
in sala erano presenti quelli che io chiamo i bodyguards, c'erano una vigilanza. Perché una vigilanza? Ma probabilmente c'era timore da parte del Consiglio, da parte del Presidente, che potessero succedere degli incidenti, cosa abbastanza singolare. Perché degli incidenti? Perché l'assemblea del 20 di novembre del 2014 era stata abbastanza pittoresca, ma senza arrivare a mettersi le mani addosso, c'erano state delle contestazioni. Ecco, probabilmente c'è stata la paura da parte del Consiglio che potesse succedere un fatto di sangue, perché altrimenti non si capisce l'intervento di quattro armadi, come li ho chiamati io nell'ultimo blog, nel mio ultimo articolo pubblicato sul blog, che tenevano il microfono, come sta facendo lei con me, invece delle consuete signorine cortesi e gentili, che era un altro bel vedere, personalmente era un altro bel vedere. Ecco, questi quattro ragazzi, poverini, erano anche abbastanza in imbarazzo, perché io a un certo punto, quando ho preso la parola, mi sono rivolto alla Presidenza e ho chiesto il motivo intanto chi erano. La risposta non l'ho avuta, allora ho dato io la risposta ai miei colleghi: signore, si tratta di bodyguards. Cioè, in 40 anni di iscrizione all'ordine è la prima volta che a un'assemblea vedo un servizio d'ordine. Cioè, è abbastanza preoccupante un servizio d'ordine. C'era paura di che cosa? Che ci si mettesse le mani addosso? Capisco tutto, capisco nello sport, capisco nella politica, ma se cominciamo a metterci le mani addosso anche noi dottori commercialisti, abbiamo finito, insomma. Ecco, per cui mi ha fatto un po' sorridere e in un certo qual modo anche un po' preoccupare. È stata una sorta di militarizzazione dell'ordine. Questo consiglio sta probabilmente spaccando questo ordine, la cosa mi inquieta e mi dispiace, insomma. Tranquillizziamo a casa che questi signori non sono dovuti intervenire, quindi è bastata solo la figura così parziale per intimorire. Dispiace perché credo che, al di là di tutto, le motivazioni, le discussioni, tutto quello che può scaturire da questi incontri siano soprattutto debbano essere legate a quello che è il fattore tecnico, cioè la vostra professione. Le divergenze, la discussione, ben venga. Cioè, se non si parlasse, se andasse a queste riunioni per non parlare, per non discutere anche animosamente, probabilmente non se ne verrebbe fuori, non verrebbero fuori nuove idee. Quindi la discussione, il verbo, è quello che del parlare, è sempre quello che ci si augura abbia maggior voce. Certo, ma infatti, ma anche nell'assemblea del 20 di novembre, adesso che non voglio ricordare niente, ci sono stati degli urli, perché ogni tanto si urla, siamo esseri umani anche noi commercialisti, abbiamo un'anima. Siete umani. Sì, siamo umani, anche noi commercialisti, però... da parte mia, da parte di tanti altri che hanno contestato questo consiglio, ma non è mai passato per l'anticamera del cervello di passare le vie di fatto. Cioè, è stato veramente anche demoralizzante vedere questo servizio d'ordine. Ma sì, mortifica. Ma servizio d'ordine per che cosa? Tant'è che io avrei quasi voglia la prossima assemblea di presentarmi anche io con dei bodyguards. Magari al femminile, due belle ragazze. Perché veramente è stata una cosa abbastanza ridicola. Ecco, diciamo che è stata una cosa ridicola. Speriamo non si verifichi più. Purtroppo ho paura che anche nelle prossime assemblee ci sarà questo imponente servizio d'ordine. La colpa è una cosa strana, si dà a tutti, non si dà a nessuno, però per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Cioè, si è creata una situazione abbastanza antipatica in seno al nostro ordine, c'è una contrapposizione. Adesso che non voglio ricordare, perché non interessa il grande pubblico, poi in realtà il problema della fondazione, la fondazione faceva formazione, a questo punto l'ordine sta osteggiando la fondazione. Cioè, si è creata una situazione di estremo imbarazzo e questo consiglio sta proprio... sta creando un solco fra noi commercialisti, utilizzo il termine così più semplice, quel generico, commercialisti, dottori commercialisti e ragionieri. E questo dispiace, insomma. Ecco, io spero che ci sia da parte di questo consiglio un environment, qualche cosa di diverso. Non lo credo, perché ormai il prossimo anno ci saranno le elezioni e questo consiglio presenterà poi il conto ai propri iscritti, ai propri elettori. Ecco, però c'è qualche cosa che non quadro. In tanti anni stona, perché io ho fatto parte dell'ordine per 10 anni, sono stato consigliere dell'ordine, ho fatto delle battaglie, sono sempre stato dentro nella mia, chiamiamola, associazione,
ho istituito, ho costituito il sindacato dei dottori commercialisti, mi ricordo nell'81 sono stato presidente dei giovani dottori commercialisti, mi è sempre piaciuto stare, diciamo, al servizio della categoria. Tenete presente che sono gratuite queste cariche, il presidente dell'ordine non è remunerato, i consiglieri tantomeno. Ecco, e vedere questo, vedere queste cose che stanno succedendo in questo momento in seno al nostro ordine mi fa veramente male, perché ripeto, io in 40 anni non ho mai visto questa credine, questa cattiveria, questa mancanza, devo dire reciproca, voglio essere onesto, reciproca di rispetto fra noi colleghi. È un percorso però che si era già, come dire, non dico deteriorato, però aveva preso una strada già precisa. Che cosa è auspicabile che possa cambiare? Cioè, lei che suggerimenti darebbe per poter modificare queste idee, queste situazioni? Ma sì, in effetti l'episodio del Bodyguards, come ha detto giustamente lei, è un po' la punta dell'iceberg, perché è un po' di tempo che questo consiglio, nella persona del suo presidente, ha atteggiamenti di chiusura, a mio avviso, nei confronti degli iscritti. Vivono un po' in una loro torre d'avorio, non rispondono alle domande, non rispondono ai quesiti, cancellano per esempio dei seminari già organizzati in nome di una mancanza di rispetto nei confronti del consiglio stesso. Per esempio, dopo l'assemblea del 20 di novembre è stato redatto un regolamento di partecipazione all'assemblea veramente militarizzato, non si può parlare più di 5 minuti, la replica non può superare i 2 minuti, il presidente può togliere la parola quando ritiene che gli argomenti non siano consoni all'ordine del giorno, sono vietate le macchine fotografiche, sono vietati, io a questo punto mi sono chiesto anche gli smartphone, ognuno di noi credo che più o meno oggi abbia uno smartphone, è vietato tutto quello che può rappresentare una sorta di strumento per registrare qualche cosa, come se ci fosse paura di questo qualcosa. Ecco il perché l'intervento delle bodyguards, che io l'ho messo in chiave ironica, però è abbastanza preoccupante, perché sembra, lei ha detto, è la punta dell'iceberg, in realtà rappresenta, a mio avviso, questa massificazione del potere, del volere a tutti i costi gestire questo ordine in modo abbastanza militarizzato. Ecco, quello che dà fastidio è questo, diventa difficile anche avere dei contatti, avere anche dei rapporti, riuscire a spiegare. Sono successi altri episodi abbastanza sgradevoli, come ho detto prima, hanno tolto dei seminari, hanno cancellato senza dirlo a nessuno, senza comunicarlo, hanno cancellato delle commissioni. Le commissioni sono quelle che permettono di dialogare con gli iscritti, commissioni di studio. Insomma, l'atteggiamento è abbastanza dittatoriale. Io ripeto, nel mio ultimo blog ho parlato così di militarizzazione dell'ordine. Ecco, il mio auspicio è quello che si modifichi, insomma, perché è abbastanza intollerabile questa storia. Può sembrare strano all'esterno e come ci possiamo occupare di questo, ma è implicita la risposta, nel senso che quando un ordine, un consiglio comunque rappresentano una professionalità, questo non è solo perché, verrebbe da dire, i problemi vostri risolveteli voi, urlate, non è la riunione di condominio, la vostra professione è una situazione molto più ampia, perché poi ricade nella professionalità che ognuno di noi, poi cittadino, privato o che abbia un'azienda, poi in qualche modo rispecchia, perché ha bisogno di professionisti che siano sereni, attenti, precisi, professionalmente pronti, anche perché le normative cambiano ogni 3 minuti, quindi credo che la vostra serenità sia una garanzia di serenità poi all'esterno. Sì, in questo momento una gran serenità non c'è. Io dico sempre che il presidente di un ordine, il consiglio dell'ordine, sono a disposizione degli iscritti, non sono gli iscritti a disposizione del presidente, a disposizione del consiglio, è il presidente che è a disposizione. Se un iscritto chiede, il presidente deve rispondere, non può, deve. Ecco, non dimentichiamoci una cosa importante, l'ordine, qualunque ordine professionale, è un ente di diritto pubblico e c'è un obbligo di legge rispondere. Se è un ente di diritto pubblico, se è un ente pubblico, faccio una domanda, ci deve essere una risposta. Ahimè, questo consiglio
sovente non risponde. Per negligenza, non lo so, perché non sa che cosa rispondere, non lo so, per quali altri motivi, non lo so. Sta di fatto che c'è questo, io l'ho chiamato silenzio assordante, non c'è più dialogo fra gli iscritti, o perlomeno fra una parte degli iscritti, e il suo presidente, il suo consiglio. Nato qua.